La lotta alla zanzara è una cosa molto importante ovviamente per tutti noi, per poter godere appieno del nostro bel territorio e ovviamente per evitare anche il possibile proliferare di alcuni tipi di malattie che si chiamano zoonosi. Come possiamo fare? Tra poco vi facciamo vedere un video in cui si spiega chiarissimamente come si fa proprio tecnicamente la lotta alla zanzara. È semplicissimo e la può fare davvero chiunque. Bisogna evitare qualsiasi tipo di ristagno di acqua nei nostri giardini privati, anche nei giardini condominiali. Bisogna fare appunto la lotta con i prodotti che il comune vi distribuisce gratuitamente presso la sede della Protezione Civile, una volta ogni 3 settimane, quindi non è un impegno particolarmente oneroso o difficile. Ogni volta che usciamo in orario in cui le zanzare sono fuori, usiamo una protezione, quindi qualche tipo di repellente. Il prodotto che viene utilizzato si chiama metoprene ed è un regolatore di crescita, cioè in pratica agisce per contatto e impedisce che le zanzare che, diciamo, la prima settimana di vita la passano nell'acqua facendo tutta una serie di stadi di mute larvali, impedisce diciamo, la muta finale e quindi la zanzara non sfarfalla, non diventa adulta. Il trattamento ai tombini che sono in ambito privato è fondamentale nell'ambito del progetto di lotta alle zanzare e nei cortili dei giardini privati i tombini ce ne sono delle migliaia. Il trattamento è molto semplice, semplicissimo, basta far cadere una pastiglia di prodotto, quello gratuito dato dal comune, una volta ogni 3 settimane. È molto importante trattare anche i pluviali, che sono i tombini che sono al termine del tubo della grondaia. Ci può essere dello spazio tra il tubo e, diciamo, il pavimento, oppure, come in questo caso, può essere il tubo della grondaia che è rotto. Le raccolte di acqua che non sono rimovibili, come i tombini e i pluviali delle grondaie, vanno trattate regolarmente. Le altre raccolte di acqua, perché abbiamo visto che la zanzara depone in tutti i contenitori a pareti verticali, vanno possibilmente eliminate o tenute capovolte, quindi secchi, bidoni, vanno tenuti capovolti e i sottovasi vanno eliminati. Quindi il Comune cerca di darvi tutti gli strumenti per fare efficacemente la lotta alla zanzara. In primo luogo facendo la disinfestazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico. In secondo luogo distribuendo appunto gratuitamente il prodotto attraverso la Protezione Civile. Potete andarlo a ritirare negli orari di apertura della loro sede. D'altro canto vi chiediamo una collaborazione, anche voi tutti quanti fate la lotta alla zanzara insieme a noi nelle aree private dove noi non possiamo arrivare.